Siamo lodati Gesù e Maria. Siamo al secondo giorno del Triduo in preparazione, la festa della Madonna delle Vittorie. Le letture che abbiamo ascoltato ci ricordano tematiche molto mariane. La prima, l'importanza dell'ascolto della parola di Dio. Magari noi avessimo tanto zelo, quanti gli ebrei da passare dalla mattina alla sera ad ascoltare la parola di Dio, le spiegazioni date. Questa è una grande celebrazione della parola, con le omerie, fatta nel giorno del Signore, che ci ricorda anche ulteriormente l'importanza del giorno del Signore, cioè, che oggi è completamente persa, la domenica come giorno che appartiene a Dio, da dedicare a Lui. Non dico stare a ascoltare dalla mattina alla sera la parola di Dio, insomma, però ecco, e giorno di gioia, non fare tutti, il giorno anche del sano stare insieme, no? Quindi mangiarono, bevvero, mandarono le porzioni poveri e facevano festa. E sta sempre da fare nel Signore, no? Qui purtroppo tra le tante cose importanti da riscoprire la sacralità e anche la santità del giorno del Signore. San Giovanni Paolo II, lo trovate nel Gustore di Catechetici, ci scrisse una lettera da Dies Domini sulla santificazione del giorno del Signore, perché oggi c'è molta confusione anche su questo. Qui abbiamo la concorrenza, a mio avviso abbiamo la concorrenza del mercato della domenica, perché la gente a messa ci viene poco, ma secondo me se ne facessi una passeggiatina, non posso farla perché è domenica, ma andare al mercato anziché andare a messa la domenica, con il dovuto insomma rispetto, per non è cosa opportuna, insomma, per non dire che non è cosa buona, sono tutte quante cose che abbiamo smarrito in questa società che si è distaccata da Dio e che occorre piano piano recuperare, no? Ricordo quando ero piccolino, la domenica era un giorno diverso, mamma cucinava bene, ha messo tutti i vestiti bene, dice, ma queste sono cose esteriori, dice, sì, sono cose esteriori, certamente, non è questa la cosa importante è che lo santifichi. Però, capite, se tu ne togli tutte le cose esteriori, poi diventa un giorno conutigliante, e di fatto diventa un giorno conutigliante, dove le cose stanno aperte, i edifici stanno aperti, che stanno aperti, quindi anzi, un giorno siccome non lavoro, vado a fare uno shopping. Va bene, invece il Vangelo non va bene per niente, però passiamo al Vangelo, che ricorda la missione apostolica dei 72 discepoli, come Gesù li manda, ancora si parla dell'importanza dell'annunzio della parola, li manda in condizioni di estrema precarietà, niente borsa, niente bisaccia, niente sandali, perché loro, un po' come San Francesco, che abbiamo festeggiato ieri, per due motivi: primo, perché devono testimoniare a una persona il Vangelo è la cosa più importante che c'è e che fuori di quello non c'è niente, e secondo perché la missione non devono perderla appoggiandosi su sicurezze e forze umane, perché quando Dio chiama una missione divina spoglia il chiamato di tutti quanti gli appoggi umani, perché si deve vedere che le opere di Dio sono opere di Dio, quindi non dipendono dalla nostra bravura, dalla nostra intraprendenza, dai nostri mezzi, dalla nostra organizzazione, ma dalla potenza di Dio che ci accompagna. Questo dobbiamo ricordarlo sempre, non che dobbiamo questo stare con gli occhi per aria, insomma, e non preoccuparci, impadarci delle cose necessarie, però sapendo sempre che, dice il Salmo, se il Signore non costruisce la casa, invano faticano i costruttori, non serve. Tutto si compie per la potenza del Signore. Oggi contempliamo la Regina e la Madonna delle Vittorie in guerra contro il secondo nemico dell'anima. Ieri abbiamo visto la potenza della Madonna contro il nemico della carne, il secondo nemico dell'anima, che accennavo ieri, è il mondo. Il mondo da rettamente intendere, perché il mondo, in quanto creatura di Dio, il cosmo, la natura, la terra, anche noi uomini, è una cosa bella e buona perché l'ha fatta nostro Signore. Quando si dice che il mondo è un nemico dell'anima, non si intende il mondo in questo senso positivo, si intende il mondo in senso negativo, come dice San Giovanni Apostolo, il mondo che giace sotto il potere del maligno e che ha le sue regole, che ha le sue leggi, che sono l'antitesi della legge di Dio. Domanda facile facile: chi comanda nel mondo? Chi è il Dio del mondo? Unico, è uno solo Dio. I soldi, nel mondo comanda la legge dei soldi,
E non è che i soldi non siano fatti per me, i soldi sono fatti per vivere, non si vive per i soldi, ma per i soldi si fa qualunque cosa, capite? E questo non è certamente spirito evangelico, andate pure senza sandali. Quando San Francesco lesse questa variante del Vangelo, cioè le sandali a piedi, se le tolte, se le messi in sacrificio, dice bisogna andare pure senza sandali. Tanto grande, come dire, disprezzo, tra virgolette, del mondo inteso in questo senso. Il mondo domina l'avarizia, quindi il dominio dei soldi, l'apparire piuttosto che l'essere, è il successo. Quindi conta come ti mostri, conta quello che gli altri pensano di te, non importa quello che pensa Dio, e conta l'emergere, l'essere importante, il prevalere, il fare successo. Sono tutti quanti disvalori anti-evangelici, perché Dio ama la povertà, e anche quando uno non è povero materialmente, perché ha sufficienti mezzi di sussistenza, Dio vuole che si abbia sempre un grande distacco dalle ricchezze, che si usino anche per fare le mosse, per fare del bene. Dio non ama il successo, non ama i difettori. I grandi suoi uomini hanno sempre fatto le più grandi opere nascoste nell'ombra, e anche quando sono stati santi, che in qualche modo sono stati messi sotto i riflettori, cosa pensiamo a Sant'Antonio da Padova, pensa quanti miracoli ha fatto, però le cose più grandi si operano sempre nell'interiorità, si operano davanti al tabernacolo, Dio opera in maniera nascosta. Le cose più grandi Dio le fa senza nessun faro acceso, quindi è proprio l'antitesi dei riflettori, delle passerelle e dei successi mondani. E la terza cosa, nel mondo ci si preoccupa del che cosa dirà la gente, i figli di Dio si preoccupano di che cosa pensa il nostro Signore di quello che faccio, non importa nulla di quello che dice la gente. Capite? È chiaro che la reputazione, la buona fama, non la deve salvaguardare, ma è uno stile di vita, no? Che non si preoccupa di cui mi ricordo quando ero piccolino, c'era una persona che conoscevo, c'era la malattia, non so, e poi che pensa la gente? E non vieni, viveva una mattina. Dico, tu pensi se vivessero in un paese, che il paese conoscono tutti, questo non campa più. Ecco, quindi queste tre cose sono cose che magari non ci facciamo tanto caso, ma sono nemiche di Dio, si albergano nel nostro cuore, lo Spirito Santo non c'è. Ecco, Maria Santissima, che era piena di straordinaria carità, che ha condotto una vita come suo figlio nel più totale distacco dei beni effettivi, che era preoccupata da piacere a Dio solo e non agli uomini, è certamente, se esiste una creatura che è stata nascosta agli occhi di tutti, è la Madonna. E guardate che non esiste niente di più grande in tutto l'universo, eccetto il nostro Signore Gesù Cristo, che la Madonna, se noi potessimo vedere la sua stupenda bellezza, saremmo tutti quanti fulminati. Eppure se l'è tenuta per sé, e Dio ha seguito, e non lo conosce quasi nessuno, nonostante sono 7.000 anni, pochissimi si rendono conto di chi sia Maria Santissima, perché il Signore ce la rivela un pochino, bisogna chiederglielo tante volte, bisogna essere molto devoti, bisogna dire tanti rosari, perché questa bellezza il nostro Signore Gesù Luigi la custodisce, non la fa vedere al primo che passa, perché è cosa grossa, ed essendo cosa grossa, San Luigi dice, te la devi meritare con la tua vita santa e con la tua fedeltà a Dio e a volere di Maria Santissima. Vediamole che ci deve stare lontano da ogni vanità, da ogni apparenza, da ogni successo, da ogni forma d'avarizia e da tutto ciò che è mondo, ecco, per imparare a gustare la bellezza e vivere sotto gli occhi di Dio la consolazione della sua compagnia e la gioia che si prova nel vivere alla sua presenza e nel occuparsi solo di ciò che piace a lui. Siamo lodati Gesù e Maria. Sì.